9 novembre 1888. I miei delitti parlano per me e quando la gente parla di me mi chiama Jack. Jack lo squartatore. I miei delitti parlano per me. Crudeli, atroci, sanguinosi delitti. Delitti in cui ho profuso il mio cuore. Marian Nichols, Danny Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Kelly. Le ho amate tutte, davvero tutte. Eppure l'immortale potere che cercavano i sordidi confini dei loro corpi, il palpitante organo dove ha sede l'anima, non riuscì mai a trovarlo. Il rito del coltello non mi ha portato a nulla e dunque mi resta solo una possibilità: eseguire questo rito su me stesso. Posa la mano, Jack, e ascolta ciò che ho da dire. Tu, come hai trovato questo posto? Chi sei? Il mio nome è Legione, perché noi siamo tanti. E dunque sappi che l'immortale potere da te cercato esiste davvero e giace nel cuore dell'anima, ma solo in certe anime brave. Mio Dio, chi sei tu, capace di trarre cose simili dalla vuota aria? Nulla più di un esploratore, come te potrei dire. Allora che vuoi da me? Di professione sei architetto, vero? Lo sono. Ebbene, voglio che tu costruisca per me una cattedrale del dolore. Un luogo dove tu, io e gli altri come noi potranno incontrarsi. Un posto chiamato Asylum. Per tutti gli individui unici e incompresi che verranno dopo di noi, man mano che i tamburi di Armageddon rulleranno sempre più fragorosamente. E nel cuore dell'Asylum noi costruiremo una colossale macchina oscura, alimentata da anime che risplendono dello stesso colore. E il loro potere sarà fuso per creare un'immortale armata che punirà e purificherà questo mondo blasfemo. Qual è il luogo dove dovrò erigere la cattedrale? Oltre il velo, nelle tenebre. Fra gli spiriti tormentati di chi ha già compiuto il grande salto, nel posto che viene chiamato Terra dei Morti. Ma allora, per unirmi a te, dovrò bere dal calice della morte? Questa è la profezia. Non possiamo fallire, perché noi siamo tanti. Perché noi siamo tanti! Amen, morte sia. Tuo sonno, quali sogni si annidano nel mortale srotolarsi delle sue spire? Brandisco un'arma. La mia mano traccia un arco di perfetta bellezza e colpisce la fine di tutte le cose. L'orrore, l'orrore, lo abbraccio. How did you find this place? Who are you? My name is Legion, for we are many. The immortal power that you seek does exist. It does indeed lie within the soul, but only within certain ones, certain dark souls. My God! What are you that you can produce such things from thin air? Merely an explorer, much like yourself. What is it that you want from me? You are an architect by trade, are you not? I am. Build a cathedral to pain, a place where you and I and others like us may join together, a place of asylum for all of the unique and misunderstood individuals that will follow you as the time of Armageddon approaches. And at the heart of asylum, we shall construct a great dark engine powered by souls of equal hue, and we shall harness their power to create an immortal army
to punish and cleanse this pathetic world. And where might I build this cathedral of yours? Across the Faith, in the darkness, amongst the restless spirits of those who have passed beyond, in the place known as Deadside. Then, if I am to join you, I must die. It is prophecy. We cannot fail, for we are many. For we are many! Amen to that. Had a dream, Shadow Man. A real bad dream. A dead side dream. The Five are here. The heralds of the apocalypse. Beacon's file confirms everything I feared. The end's common, Shadow Man. An ancient prophecy tells of the return of a great evil to Deadside. A terrible force gathering dark souls to its darker heart and using their power to cross over into this world and bring about